Abu Dhabi. Abu Dhabi, Abu Dhabi. Abu Dhabi, Abu Dhabi. Abu Dhabi, Abu Dhabi. Dai, ancora una volta prima di andare. Dimmi quando sei nato. Il 3 dicembre. Bravo. E adesso dimmi, quanti anni hai compiuto lo scorso 3 dicembre? 6 anni. E cosa fai se la maestra ti dice sei troppo grande per venire a scuola? Le rispondo, tutti i bambini di 6 anni hanno il diritto ad una scuola libera e gratuita. Cosa vuol dire libera e gratuita, mamma? Che tutti i bambini di 6 anni, senza eccezioni, devono andare a scuola e la scuola deve accettarli. E cosa dici dopo aver detto libera e gratuita? Se non ci crede, signora maestra, scriva pure 2 righe a mamma. Lei a casa, non abbiamo il telefono, ma la mamma... La mamma le spiegherà la nostra situazione. Riuscirai a dire così? Sì, mamma. Allora non metterti le dita nel naso. Ascolta la maestra. Rispondi sì, signora maestra. No, signora maestra. E guarda la lavagna. Cos'è una lavagna? Quando ne vedrai una, la riconoscerai. Chiedi alla maestra di mangiare da solo. Dille che per te sarebbe meglio così. Me lo hai già detto, mamma. Ma allora non potrò giocare con gli altri bambini. Aspetta di conoscere i giochi e la fragilità degli altri bambini prima di giocare con loro. Sei talmente grande e grosso che potresti essere pericoloso. Va bene, mamma. Non andare in giro dopo la scuola. Non fermarti in paese, non perderti nel bosco. All'andata vado sempre dritto e guardi il sole che sale. Anche al ritorno vado dritto, ma guardi il sole che scende. Sarai un bravo studente, piccolo mio. Adesso va, sbrigati, se non vuoi arrivare in ritardo il primo giorno di scuola. Ci vediamo stasera, mamma. Il mio piccolo orchetto. L'ho nutrito con latte, carote, rape. Mai ha sentito l'odore del sangue? Mai ha tenuto un osso tra le dita, nemmeno un ossicino di pollo. Adesso è pronto per andare a scuola. Ha voglia di imparare a leggere. Mai gli ho lasciato assaggiare la carne cruda. Imparerò a leggere e a contare i giorni. Andrò al paese e al mercato con la mamma e porterò i pacchi pesanti. Ormai sono grande, alla prima neve ho compiuto 6 anni. Sarà uscito dal profondo del bosco? Forse sta attraversando la radura. Beve un po' d'acqua del ruscello. Sento le sue grida di bambino. Se ne frega dei miei consigli, perché si sente già grande il birichino. Andare dritto davanti a sé. Non deve voltare la testa per guardare la lepre che scappa. Lo vuole mettere alla prova. Deve guardare quel che gli ho detto di guardare. E alla fine del bosco troverà la prima casa col tetto di legno. Nella casa ci abita una vecchia signora che ha il sonno leggero. Girerò intorno alla casa senza fare rumore e poi dritto fino alla scuola delle finestre rosse. Veramente troppo rosse le finestre della scuola. Rosse come il papavero che la mamma mi ha raccolto per insegnarmi il rosso. Conosco l'azzurro del cielo, il grigio dei sassolini, il verde del muschio, il giallo dell'estate. Oggi conoscerò il rosso della scuola. Non lasciarti impressionare dal rosso. Guardalo soltanto una volta, giusto per riconoscere la scuola. Poi entra, senza paura. La scuola è aperta a tutti. Il mio cuore ha paura di tutto. La mia testa immagina catastrofi. Ma lasciamo che sia la vita a fare le cose. Mamma! Mamma!
Sono tornato. Piccolo, ero così agitata. Il sole è già sceso da un pezzo. Hai visto che non mi sono perso? Raccontami, voglio sapere tutto. Il rosso delle finestre brillava e davanti alla scuola il mio cuore batteva forte forte. Sono entrato senza esitare e ho subito riconosciuto la maestra. Aveva un vestito rosso e questo mi ha reso felice. Bisogna guardare in faccia la maestra, non perderti a guardare il colore dei suoi vestiti. Ma anche le sue labbra erano rosse e anche le unghie erano rosse, mamma. Scriverò una lettera alla maestra, vai avanti. Con un sorriso e una voce dolcissima ha detto: «Oh, ma sei troppo grande per avere 6 anni. Vai a sederti in fondo alla classe». Poi ha cercato un banco che fosse abbastanza grande per me. Così starai comodo. I bambini della scuola sono così piccoli, mamma. È incredibile, appena più alti delle gambe del tavolo. I bambini di 6 anni sono molto piccoli. E perché io sono così grande, mamma? Perché ti nutro con le verdure dell'orto. Il sentiero che porta a scuola è pieno di cose buone da mangiare. E io avevo così fame. Ho sgranocchiato per tutto il cammino. Dimmi cosa hai mangiato. Ah, sapessi... Ho succhiato delle foglie di tè e delle more che ho trovato fra i rovi. Grazie al cielo, niente ti ha rovinato l'appetito. Sento odore di carote e rape, mamma. Broccoli, cavoletti di Bruxelles. Hai cucinato tutto l'orto, mamma? Sai, delle volte vorrei mangiare delle cose che non mi facciano crescere così tanto. E dimmi, cosa ha detto la maestra dopo che ti ha trovato il banco? Sempre con la sua voce dolce ha detto: «Oh, ma come farò con te che sei così diverso dagli altri bambini?» Diverso? Perché diverso? Non ti preoccupare, scriverò una lettera alla maestra. «Sei grande come il mio papà», ha detto un bambino. Poi è corso a giocare in cortile con gli altri. Io sono rimasto in classe da solo per tutta la ricreazione. Piccolo, grande, la maestra sarà contenta se ti piacciono le parole e i numeri. È quello che ha detto anche lei per consolarmi. Posso fare subito i compiti, mamma? Devo scrivere 10 volte il mio nome sulla prima pagina del quaderno. Scrivi, orchetto mio. Ma io non ho il mio nome scritto sul registro della maestra come gli altri bambini. Che nome posso mettere, mamma? Qual è il nome che va bene? L'orchetto, l'orchetto, mio orchetto, orchetto bello. Orchetto, orchettino, queste sono parole d'affetto tra me e te. Non devi dirle e non scriverle mai a scuola. Posso scrivere Simone? Simone? Perché Simone? È il nome che dici ogni tanto mentre dormi. Già, Simone è un bel nome. Scriverò Simone, è corto e suona bene. La maestra ha detto che devi scriverlo tu la prima volta, mamma. Sì. Simon. Ti sta bene come un guanto. Non so se riuscirò a ripeterlo tutti i giorni. Del suo giorno di scuola e del banco della sua misura. Sono sicura che Simone le darà soddisfazione. Non si deve preoccupare, gli piace molto imparare. Di non indossare quel suo bel vestito rosso. Ma talmente timore degli effetti di quel colore sulla strana fantasia di mio figlio, pensi che ho strappato dall'orto tutte le fragole e i lamponi e i pomodori. Torno a casa, ho tenuto solo alberi che non diventano rossi d'autunno.
con devozione. Anni Schaffo. I cacciatori che non rispettano né il giorno né la notte. Hai dormito male, mamma? Hanno sparato tutta la notte. Al buio le ore passano più lentamente e le ombre fanno paura. C'è odore di sangue. Anche in casa, con la finestra chiusa, sentivo l'odore della ferita del lupo. La maestra dice che i lupi affamati impediscono ai bambini di venire a scuola e che i cacciatori sono utili. I lupi hanno abbastanza da mangiare, i cacciatori cacciano giusto per il gusto di sparare. Ieri mancavano George e Joseph e anche Marie, che abitano dall'altra parte del bosco. Pamela invece viene tutti i giorni. Lei non ha paura del lupo. Cos'è un lupo, mamma? Un carnivoro, piccolo mio. Un mangiatore di carne cruda. I suoi denti non lasciano scampo. I suoi occhi vedono anche nel buio. Corre più forte di un qualunque bambino di 6 anni, anche se grande come te. Non metterti sulla sua strada. Io non ho paura dei lupi. Io invece ho paura dei cacciatori di lupi. Non vedo l'ora che arrivi l'inverno, che torni il silenzio nella foresta, con il profumo di foglie morte e di alberi gelati. A me piace l'odore dell'autunno dei cacciatori, mamma. E non ti preoccupare per me. Sono troppo grandi ormai. Guarda le mie mani. Sarei capace di torcere il collo a un lupo. Vorrei che restassi a casa oggi, Simone. Oh no, mamma, ho promesso a Pamela di farle assaggiare una mela verde. Lei dice che le mele verdi fanno male allo stomaco e che per mangiarle bisogna aspettare che diventino rosse. Ah, oh, mamma, una lettera della maestra che avevo dimenticato. Mi hai nascosto una lettera della maestra? L'ho dimenticata, non farò tardi, mamma. Ma aspetta che lega questa lettera, magari c'è scritto che devo darti qualcosa da portare a scuola. Ma una lettera dell'altro giorno, della settimana scorsa, e la maestra non ha più parlato. La foresta è pericolosa per gli orchetti. Ci vediamo stasera, mamma. Non uscire, Simone. Non puoi impedirmi di andare a scuola. E anche se volessi, non ci riusciresti. Sono troppo forte ormai. Amo l'odore della foresta. L'ho sentito tutta la notte. Simone! Non è la foresta che ti chiama. È l'odore del lupo ferito. Cara signora, mi piace molto Simone. È portato per lo studio, ma oggi è successo un fatto bizzarro di cui vorrei parlarle. I ragazzi lavoravano in silenzio quando all'improvviso il piccolo Thomas ha iniziato a perdere sangue dal naso. La cosa può capitare in una classe. È il comportamento di Simone che mi ha stupito. Si è alzato. Si è messa a 4 zampe. A 4 zampe? E con uno strano sorriso ha seguito le tracce di sangue dal banco di Thomas fino al bagno. Ho avuto paura e ho fatto uscire i ragazzi per la ricreazione. Ho lavato il sangue con tanta acqua e quando Simone è rientrato in classe aveva di nuovo il suo sguardo dolce e il sorriso di bambino. Sicuramente lei mi potrà aiutare a capire questo strano comportamento. Cordialmente, la maestra di Simone.
raccontare il passato che odio e l'avvenire che temo. Sto cercando di capire da dove partire e non posso che iniziare da una storia d'amore. La luna era piena, la gente era in festa, l'aria dolce, la birra scorreva. Sono fatto male, mamma. Hai la fronte insanguinata, hai le ginocchia scorticate. E dentro è ancora peggio, mamma. Mi fa male il cuore, mi fa male lo stomaco e mi viene da vomitare. Ma che cosa ti è successo? Ho corso come un pazzo nella foresta. Volevo andare a scuola, ma... Ma perché sei tornato indietro? Andavo dove mi portavano le mie gambe. E le mie gambe mi hanno portato così lontano che non riconoscevo più negli alberi e nei sentieri. Sono caduto e devo essermi addormentato, perché quando mi sono risvegliato c'era un silenzio tutto intorno e un profumo di rose così forte, più forte dell'odore della foresta. Avevo la testa in un rosaio fiorito. Oh, hai sognato, piccolo mio. I rosai non fioriscono a ottobre. Guardi i graffi delle spine, mamma. Ti preparo una compressa di cavolo e domani sarai come nuovo. Posso andare a scuola quando avrai finito, mamma? No, andrò io dalla maestra a dire che sei ammalato. Chiedi alla maestra di darmi i compiti per oggi. Li farò quando mi sveglio. Quel rosetto che ha riportato il mio piccolino alla ragione. Ah, 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 ah. Credevo non si sarebbe più addormentata. Mi sorveglia dalla mattina alla sera e dalla sera alla mattina. Simone, sei tu! Simone! La notte! La foresta! Sono pericolose per gli orchetti! Simone!
Simone lavora sempre con impegno, ma il suo comportamento è sempre strano. Oggi i bambini stavano giocando in cortile. Io ero in classe a correggere i compiti quando ho sentito delle grida. Ai piedi di un albero vedo la piccola Pamela, di cui certamente Simone le ha parlato, a terra, con una mano che le sanguinava abbondantemente. Simone le leccava il sangue. Mi sono avvicinata, ma lui mi ha respinto violentemente e ogni volta che facevo un passo per avvicinarmi, lui ringhiava. Uso questa parola pur sapendo che le causerà dispiacere, ma nessun'altra espressione potrebbe descrivere ciò che ho sentito. Poi Simone è ritornato a giocare come se niente fosse. Ritengo che bisognerebbe allontanare per qualche giorno Simone dalla scuola, dato che comincio a temere per l'incolumità dei piccoli. Ringhiava.